Terza puntata di questo ciclo dell'Avvento di Fede perché no, non è troppo, riflettevo in questi giorni su una cosa, no? nel senso che in questa settimana di Avvento anche la liturgia ci ricorda l'attesa, è un'attesa che però, come posso dire, noi sappiamo quello che arriverà alla fine di questa, di questa attesa e tuttavia siamo chiamati come ripetiamo molto spesso a riflettere sulla, sul, sul concetto stesso di attesa se vogliamo no? e, è, è curioso questo attendere qualcosa che si sa che arriva certo, dunque io sto facendo per il tempo di avvento delle meditazioni su un libro molto bello eh, di, del teologo Gianni Elù Proprio sull'avvento, il concetto di attendere, no? l'attesa, eh, oppure il ricordare un'attesa, un sì, po' come sabato del villaggio, sì, no? sì, sì. ecco, il ricordare un'attesa, per eh, indicare eh, qual era eh, la, la speranza di questa attesa. Per noi la speranza di questa attesa è una realtà nuova, cioè un modo nuovo di rapportarsi con Dio. Un Dio che viene lui incontro e si fa semplice come un bimbo e ovviamente eh, chiama, tra virgolette, alla sua corte le persone semplici, pastori, però anche i sapienti, i saggi, i saggi umili. E allora diceva giustamente, scriveva giustamente Danielù, che in questa dimensione di attesa noi dobbiamo leggere due modi di rapportarsi alla fede. Il modo di Cartesio razionale mm. e il modo di Pascal sentimentale, cioè in un'attesa di fronte al mistero del Natale, di cui il presepe è eloquente, è necessario che l'intelligenza abbia la luce dell'umiltà e diciamo il pathos di Pascal abbia la luce della consapevolezza. Allora, umiltà e consapevolezza mi danno il senso che qui qualcosa cambia, non mm -hmm, allora sì. è necessario che il periodo di avvento non sia il giocare e fare gli ebrei, perché Cristo è già venuto. Però nella mia vita, come io vivo questo momento in cui ricordo questo dono grande che ha cambiato il rapporto tra Dio e l'uomo e tra l'uomo e Dio. Non, non fosse altro, no, Don Ettore, anche che anche noi ogni anno cambiamo, certo, per un, per un certo. motivo o per l'altro, per questioni eh, che possono essere più interne, per questioni che possono essere anche esterne, se non addirittura in qualche modo internazionali, e quindi ogni anno è un approccio nuovo anche con l'attesa. Esatto, anche quando non so, ricordiamo la nostra festa mm -hmm. di compleanno passata, ti ricordi come l'abbiamo preparata, eccoci, e questo diventa già una realtà nuova nel presente. No? E così deve essere la preparazione al Santo Natale. Una delle figure più eh, significative di questo, di questo periodo, l'altra domenica è stata al centro della, della liturgia, è quella del Battista, che è una certo. figura estremamente, eh, come dire, anche per certi aspetti, persino affascinante. Certo, è l'ultimo tra i profeti, però è anche colui che ha incontrato. Il Messia, colui che ha saputo riconoscere in Gesù, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il battista praticamente eh, può essere inteso come ecco, il percorso di una dimensione sapienziale che viene dal cuore e mi dice, ma tu come ti stai incontrando con il mistero del Cristo? Come lo vivi questo mistero? C'è una penitenza interiore? Non dico la rinuncia a questo o a quello, ma un rinunciare a un'intelligenza senza, senza il lume della fede e a una dimensione di pathos senza il senso della responsabilità. Ecco, secondo me queste letture di Daniel U, che ci danno i due modi di rapportarsi alla fede di Cartesio e di Pascal eh, vanno considerati in questo frattempo, perché sì, giusto, noi dobbiamo pensare ai poveri, alla solidarietà, ma non dimentichiamo mai che lo specifico del cristiano è approfondire, approfondire. la dimensione della tua coscienza della tua cultura di fede che ti porterà poi alle solidarietà. Abbiamo dimenticato questo momento importante di crescere interiormente. Deve crescere il mistero del Natale dentro di me, della mia dimensione identitativa di credente in Cristo Gesù. Ci vediamo la prossima settimana domenica. Arrivederci.